Vogliamo tornare, l'abbiamo detto poco fa, sullo straordinario successo dell'evento di RTL 102.5 Power Hits Estate 2020, che insomma mercoledì sera ha regalato davvero tante emozioni a tutti i nostri ascoltatori, anche insomma su TV8, su Sky 1, su TikTok. Insomma è stato un evento multipiattaforma. Vogliamo continuare a celebrare questo successo, lo facciamo con la persona che ci ha accompagnato durante l'avvicinamento a questo evento, il sindaco di Verona Federico Sboarina. Sindaco, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco, guardi, manco a farlo apposta, stamattina in linea diretta abbiamo parlato con un ascoltatore di Verona che ci ha detto che sì, le luci del Power Hits si vedevano a chilometri e chilometri di distanza, quindi bravi tutti, perché avete illuminato, abbiamo illuminato tutti insieme la città di Verona, e anche chi magari non l'ha seguito, ovviamente all'interno non c'era il pubblico, quindi magari non l'ha seguito da caso, in qualche modo ha partecipato anche solo con un raggio di luce, dobbiamo esserne contenti. Lei si è un po' ripreso dalla serata? Beh, assolutamente sì. Bisogna fare un sacco di cose, quindi non c'è tempo per fermarsi, però è proprio vero quello che dicevate, e non per niente abbiamo detto infatti in tutti questi giorni che abbiamo riacceso la musica dalla Reda di Verona, perché l'abbiamo riaccesa attraverso veramente un gioco di luci incredibile, perché appunto è ripartita e si è sentita poi la conclusione con uno splendido, degli splendidi fuochi artificiali. Insomma, è stata una serata veramente, veramente incredibile. Io l'ho detto anche quella sera, è stata una serata incredibile in un'arena incredibile, perché oggettivamente penso che chi l'ha vista da casa e magari aveva seguito dal vivo qualche concerto in arena si è reso conto come insomma sia stata vestita di luci come mai era successo prima. Assolutamente sì, e poi come dicevamo è stato un evento così su multi piattaforme, no? Trasmesso veramente ovunque, anche sui nostri social, l'hashtag Power Hits Estate 2020 in tendenza su Twitter al primo posto per tutta la sera, la diretta su TikTok seguita da un sacco di giovanissimi, quindi siamo molto molto contenti. Sindaco, qual è stato il momento della serata che ha apprezzato di più? Allora ci sono stati sicuramente tanti momenti, devo dire che poi perché l'ho vissuto direttamente è stato quando sono entrato praticamente sul palco, perché non essendoci il pubblico non si poteva nemmeno stare, cioè bisognava seguirla anche noi dal video, perché sennò entravi nelle riprese, non sarebbe stato bello vedere qualcuno che passava da una parte all'altra. Però devo dire che le emozioni sono state tante volte in arena durante gli spettacoli, ma il fatto di salire su quel palco vedendo poi Angelo Baiguini e Mara Maionchi che erano di fronte e in mezzo con uno spazio completamente vuoto e tutte queste luci, insomma anche aver vissuto quei pochi secondi è stato strano, ecco, una stranezza, una bella stranezza, perché oggettivamente il pathos, l'emozione di entrare in arena è sempre incredibile, però quello è stato una percezione, un'emozione sicuramente diversa. Tra l'altro un'arena che noi vogliamo continuare a far vivere, una città che vogliamo continuare a far vivere in questi giorni, tanto è vero che adesso è iniziato il Festival della Bellezza, stiamo tentando anche qui una cosa, stiamo facendo una cosa che non avevamo mai fatto, mi fa piacere dirlo, perché portiamo all'interno dell'arena in questi giorni filosofi, parte della nostra cultura, della nostra musica, persone che parlano ad un pubblico. In arena generalmente c'è la lirica, c'è l'opera, ci sono i grandi artisti come è successo con i Power Hits l'altra sera, ma non era mai successo che davanti a un pubblico e a un monumento, in un monumento così imponente si parlasse di arte, di cultura con i più grandi a livello nazionale, e anche questo devo dire che sta andando bene, quindi sono contento anche di questo. Quindi la parola è all'interno dell'arena, non solo lo esatto, spettacolo, ma la musica, ma la parola e la riflessione. Parentesi su Mara Maionchi, straordinaria, se l'avete vista sul trono praticamente, sì, la regina della musica, idea straordinaria. Sindaco, l'anno prossimo la mettiamo sul balcone di Giulietta, la Maionchi, va bene? Va bene, faremo un collegamento particolare, ma ce la possiamo fare, secondo me, ce la possiamo fare. Assolutamente sì. Sindaco, se le manchiamo, naturalmente noi poi le prossime domeniche possiamo sentirci al cellulare, evidentemente. Io pensavo ad una gita più che altro, però ce dobbiamo chiamarlo. Trovarla. Guardate, io volentierissimo vi aspetto, anche perché devo dire che sono state sempre delle domeniche mattina che hanno accompagnato me, ma hanno accompagnato tantissime persone, milioni di persone a questo evento dei Power Hits, ma che hanno anche permesso, e che quindi insomma tra l'altro in questo periodo ancora, certo, di più di far conoscere, già tutti conoscono Verona, però veramente nella sua bellezza con tante particolarità, e devo dire che in questi ultimi giorni
tante persone, tanti turisti sono tornati, questo è di buon auspicio per il futuro, perché è una città che si sta rialzando orgogliosamente anche dopo gli eventi atmosferici di fine agosto, certo. Quindi insomma ci vuole ottimismo, e attraverso la musica dei Power Hits veramente abbiamo riacceso anche quello. Assolutamente sì, tutto il contorno fa scoprire una città che già di per sé è bellissima, e con un evento come Power Hits Estate è ancora più valorizzata. Grazie mille sindaco, e insomma in bocca al lupo anche per la ripresa delle scuole. Domani è una giornata, sarà una giornata veramente epocale, bellissima per certi versi, perché finalmente i ragazzi ritornano a ritrovarsi sui banchi di scuola, però anche complicate, insomma. Noi ci siamo preparati, ci stiamo preparando fino all'ultimo minuto, però comunque anche qua sarà una giornata complicata, ma è una giornata che aspettavamo, che le famiglie aspettavano da mesi, perché anche la gestione dei tempi familiari, per la gestione dei tempi familiari la scuola è fondamentale. È fondamentale. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica.